Prego, segretario, può chiamare l'appello. Angileri, Ciancimino, Cibella, Costa, Di Caro, Ganduccio, Inglese, Liberto, Miceli, Mulè Alfredo, Mulè Enza, Mulè Federica, Quartararo, Siracusa, Tortorici Giovanni, Tortorici Salvatore. Otto presenti, nominiamo gli scrutatori, Inglese Nicola, Tortorici Salvatore e Ganduccio Elisa. Dichiariamo aperta la seduta di questo Consiglio Comunale. Dimmi, segretario. No, nessuna, se ci sono comunicazioni me ne farà accenno il sindaco e l'amministrazione, però quantomeno consentitemi di fare gli auguri di buona fine e buon principio d'anno sia ai consiglieri comunali che alla giunta che agli uffici presenti, al segretario e alla dottoressa Valentina Polizzi e al nostro operatore sempre presente Giovanni Calderone e a tutti naturalmente gli spettatori che in differita ci vedranno sul canale di YouTube. Sindaco, prego. Tanto per associarmi agli auguri, Presidente, la ringrazio della parola, ai suoi auguri che interpretano tutti quelli dell'intero Consiglio Comunale e come Sindaco e rappresentanza della Giunta faccio gli auguri di una buona fine e miglior principio a tutti i presenti, anche all'intero Consiglio, a chi per stasera non è presente o non è potuto venire e se ci sono nostri concittadini in ascolto che potranno vedere a tutti i concittadini e a tutte le famiglie riberesi. Quindi tantissimi auguri di buona fine e miglior principio d'anno. Grazie Sindaco. Passiamo subito alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno che riguarda adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche, articolo 20 decreto legislativo 175 del 2016 e articolo 17 decreto legge numero 90 del 2014. Prego gli uffici di intervenire, la dottoressa Polizzi, credo. Prego. Buonasera a tutti. Il testo unico delle società partecipate praticamente prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente con un provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Ribera detiene delle partecipazioni dirette o indirette, predisponendo eventualmente dei piani di razionalizzazione di riassetto per queste società nel caso in cui dovesse per esempio si potesse verificare una fusione, una soppressione e così via. Quindi è un adempimento che annualmente l'amministrazione è tenuta a porre in essere e con questo provvedimento praticamente approviamo l'allegato A dove appunto è il censimento, è un quadro delle società dove il Comune di Ribera ha queste partecipazioni. L'allegato B che è il censimento dei rappresentanti del Comune di Ribera in queste società partecipate, l'allegato C relazione revisione periodica delle partecipazioni, quindi nel quale si mettono eventuali azioni di razionalizzazione, che in questo caso comunque non abbiamo perché le società in cui ha partecipazione il Comune di Ribera sono tutte delle partecipazioni previste da norme di legge. Infine abbiamo l'allegato D che è la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione, cioè se l'anno precedente c'è stato un piano di razionalizzazione esamina come si sono svolte queste azioni. In questo caso non ne abbiamo perché l'anno scorso non c'erano. L'unica cosa inserita in questo allegato D è la praticamente ormai non, il Comune di Ribera non ha più la partecipazione della Sogeir SPA in liquidazione perché questa praticamente è stata assorbita dalla SRR Ato attraverso un'operazione di fusione. Grazie. Può passare il parere ai revisori che comunque è favorevole. Intanto ci si è aggiunto il consigliere Siracusa, quindi siamo in 9. Allora, io volevo meglio specificare su questo concetto. In pratica noi
ci riferiamo all'anno 2022, oggi nel 2023. Giusto? Sì, il censimento è al 31/12/2022. Sì, a questo punto io volevo chiedere all'assessore o al segretario eventualmente o alla stessa dottoressa, tenendo presente le considerazioni che fa il Collegio dei Revisori, in quanto parla di eventuali pesanti sanzioni fino a 500.000 euro per gli enti locali inadempienti e cita anche una sentenza della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Calabria, dove la mancata adozione del piano di razionalizzazione rappresenta si configura con le grave irregolarità dal punto di vista diciamo amministrativo contabile, se non fosse il caso per il prossimo anno programmare questo tipo di verifica, che comunque è relativo al 2023 già trascorso, magari nei primi mesi dell'anno, magari entro giugno, magari in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione, ed evitare di rincorrere poi all'ultimo minuto rischiando di poter fare danni erariali all'ente. E tra l'altro ringrazio a questo proposito anche tutti i consiglieri comunali stasera presenti, siamo di meno, chiaramente le giornate sono quelle di festa, prefestive eccetera, quindi è chiaro che abbiamo anche fatto consigli comunali il 31 dicembre anche per questi motivi. Grazie dottoressa. Credo che il segretario sia d'accordo su questa mia proposta, se c'è qualcuno che vuole intervenire ne ha facoltà, altrimenti mettiamo ai voti la proposta. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. 9 favorevoli, possiamo mettere ai voti anche l'immediata esecutività, abbiamo i numeri per farlo. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. Quindi 9 favorevoli. Andiamo al secondo punto all'ordine del giorno, riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera E del decreto legislativo 267 del 2000 di euro 2633,91, censimento permanente della popolazione e delle abitazioni del 2022. Prego il segretario di intervenire, magari delucidare un po'. Si tratta di questo sinteticamente, l'Istat con un'apposita circolare ha comunicato che nell'anno 2022 sarebbe avvenuto il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni con l'obiettivo appunto di mantenere un insieme di informazioni fondamentali di natura demografica, sociale ed economica. Per la rilevazione dell'anno 2022 si è provveduto al pagamento già dell'acconto di 4.234,10 e rimane la somma a saldo per l'anno 2022 al personale del comune impegnato nella rilevazione e quindi appositamente incaricato, che può essere pagato poiché afferisce ad anno pregresso soltanto previo riconoscimento di debito fuori bilancio. Trattasi di somme che sono eterofinanziate, quindi hanno natura esogena, perché provengono da terzi e quindi passano dal bilancio, però è pur sempre un riconoscimento di debito fuori bilancio, perché le somme, come ho detto poc'anzi, afferiscono ad un anno pregresso. Tutto qua. Grazie. Mettiamo ai voti, chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. Mettiamo ai voti l'immediata esecutività con le stesse modalità. 9 favorevoli. Dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale. Auguri a tutti e buone feste. Auguri e grazie. Grazie. Basta, l'abbiamo votato. È riscrutatore.